Si fa ogni giorno sempre più drammatica la situazione delle carceri anche in Sicilia, tra sovraffollamento e disagi. Sindacati di polizia penitenziaria denunciano quotidiane aggressioni contro gli agenti e proteste esasperate da parte dei detenuti. Ad Agrigento si è sfiorata la tragedia. Una extracomunitaria di 32 anni ha tentato di farla finita dando fuoco alla propria stanza. Secondo la ricostruzione del sindacato di polizia penitenziaria, la donna, rimasta seduta e priva di sensi per la presenza di molto fumo nella stanza, è stata condotta fuori dalla cella e tratta in salvo dal personale in servizio, che subito dopo ha provveduto anche a spegnere le fiamme che nel frattempo stavano interessando quasi tutto il locale. Il direttore del carcere Petrusa di Agrigento, Giuseppe Russo. C'è una situazione di sovraffollamento come negli altri penitenziari regionali e anche di tutta la penisola. Senz'altro non riguarda le donne, riguarda, parlavo complessivamente dell'istituto in generale. La sezione femminile non è sovraffollata. L'extracomunitaria, da tempo seguita dal personale di osservazione, spesso coinvolta in situazioni disciplinari, è in carcere dal novembre del 2007 per spaccio di sostanze stupefacenti, ma dovrebbe scontare la sua pena fino al prossimo mese di aprile.